Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono in compagnia di... Per the Queen of the World! Siamo qui a parlare di... Fenomeno Smack... Ah no, solo SmackDown Live! Fenomeno è il più bello! Io sono in compagnia di... Mood, oh mamma! Compagnia di... Mo inizia! Compagnia di... Compagnia di... Per the Queen of the World, ho detto! Ragazzuoli, settimana prossima abbiamo puntato numero 1000 di SmackDown Live! Sono stagionati diversi colpi, di cui... Rey Mysterio sfiderà Nakamura. Mamma mia, open ch- no. Vi do qualche informazione sul contratto. Per la rabbia. No, non solo per la rabbia, perché Rey Mysterio ha firmato un contratto full time, tornerà a essere ufficialmente un lottatore della WWE. Si parla di un contratto di 2 anni e pare che il suo roster sia SmackDown. Perché... Raga, se viene in Italia SmackDown, panico. Panico, vediamo il Rey Mysterio. Io c'ho sta vaghetta che SmackDown nei prossimi 2 anni non verrà. Invece torna l'anno prossimo a novembre, ce lo annunciano dopo. Mamma mia, raga, 20 biglietti, tutti nostri. Sarà molto molto bello. Lasciando questo, il Mysterio, come hai detto tu, sfiderà Nakamura. Noi avevamo un po' pronosticato una possibile open challenge Nakamura. Invece no, ti hanno detto, guarda, lo sfida, tranquillo. Però no, per il titolo, ma per entrare nel torneo Best in the World. Best of the World. E quindi tu niente, la camura fuori. Gliela fa rimessi a passo per me? Sì. Abbiamo visto, stanno passando tutte le leggende, tra virgolette. Io considero John Cena una leggenda, Kurt Angle considero una leggenda, Randy Orton, ragazzi, che è passato con questa leggenda. Secondo me rimessi ci entra in diritto. Ma perché a questo punto l'hanno fatto entrare anche Big Show? Perché gli hanno messo un avversario bastardo. E ho capito, facevano un'altra mescolanza e facevano passare pure Big Show. Partiamo dal momento. Perché ovviamente forse è stata la cosa un pochino più brutta di sta puntata, no? Non è che ci sia stato. Ma c'è stata per una volta uno, cioè, per di tutto rispetto contro coglioni. Apposta, per me l'open è stato il main event di sta puntata. Diciamo che Big Show ci ha provato a fare una buona prestazione contro Randy Orton. Tuttavia la Vipera è in una forma smagliante, torna a fare la sua RKO dopo tantissimo tempo. E di certo Big Show lo puoi battere solo con RKO. Dite negli occhi, RKO, 1, 2, 3 e passa. È stato bene anche il Silver Spoon DDT da LeBron, comunque alzare un peso come Big Show. Infatti un pochetto la stava bocciata, è stato bravo lui a non temporeggiare troppo. Però ragazzi, quello pesa, voglio dire. Diciamo, non è per uno showman. Non mi aspettavo chissà quale contesa, certo è che Big Show torna e straperde. Sei casata molto quando ha fatto la Shock Slam e quando ha fatto il Big Punch. Anzi, il Big Punch non l'ha mai fatto, se no forse sarebbe arrivato al 3. Però non l'ha mai connesso. Basta, a me non piace Big Show. Lo so, però diciamo che è tornato abbastanza in forma. L'ho piaciuto, non stava malissimo sul ring. Io penso che il coro che gli hanno dedicato, che lui resta comunque un buon wrestler, sia vero, perché comunque aveva Randy Orton davanti, la sua vittoria era quotata un Randy Orton a 99, tra l'altro super lanciato, cioè era super lanciato. Giusto, giusto che passi Randy Orton con una bella RKO. Poi ragazzoli, di che possiamo parlare? Io direi di parlare del Miz TV. Non sei d'accordo? Sì. Ah, Miz TV, che abbiamo visto The Miz ospitare... Ospitare i due futuri sfidanti per Daniel Bryan, che è nuovo, e Jay Styles. Perché ha chiamato loro due sul ring? Perché si affronteranno in Arabia per il titolo incredibile. E Miz subito diremo questi 6 mesi, invece no, se sono fatti i complimenti. E gli hanno dato un porculo, ho detto oh, ho chiamato, vi dovete sfidare, che fate, non va ammazzate qua davanti? No, se fanno i complimenti. Appena si sono stretti la mano, uno di The Miz dice che schifo, vi stringete la mano, c'è un qualcosa di serio, che schifo qua. Gian Pietro. Però tralasciando questo, The Miz fa secondo me un discorso molto buono dopo. Dice, e c'è Styles, ma ti sei guardato allo specchio? C'è fatto caso che tu non hai mai combattuto in un main event con il titolo da vedere durante il periodo? Zanzo, lui doveva rispondere, ma non c'è sta Roman Reigns. No, però è pesantissimo questo Miz. Io continuo a dire che tra i tre, te lo dicevo durante la puntata soprattutto a te, ma l'ho detto anche in altri video, tra i tre The Miz è quello che carismaticamente se li magna e se li ricaga. Tutti. Parliamoci chiaro. Tutti. Uno va a dire, vabbè, il avvantaggiato. Tutti. Non è vero. Perché io mi ricordo rivalità di The Rock, e The Rock quando ti faceva i promo ti rompeva il sederino. Mi andai a pensare anche a quella contro Cena. Cioè non sei bravo, con le parole non sei bravo. Lo stesso Cena contro Undertaker. Cena fece dei promo da face da paura. Da paura, secondo me. E vi dirò, adesso The Miz, in un Miz TV, in un banale Miz TV forse per qualcuno, si è mangiato letteralmente al microfono un Daniel Bryan che fa promo davvero semplici
AJ Styles fa quello. Io non ho mai detto. AJ Styles è il top face in questo momento, non può fare altro. AJ Styles è un grandissimo lottatore, però a Pro Mario secondo me non rientra tra i top proprio della WWE. Dice che bello, sono contento del titolo, diamolo. Questa è la casa, questa, va bene, questa lui è la casa di AJ Styles. AJ Styles sfida tutti. Poi però a volte anche falle clamorose, perché se tu ti ricordi bene, AJ Styles quando fece la guida con Dean Ambrose fece lo blu a rottare collo, ma appena gli ha fatto una camura, sei un pigliacco, sei un pezzo di me. Quindi c'è stato delle cose. Però, diciamo che come al microfono, ragazzuoli, The Miz è un, due o tre spanne sopra Daniel Bryan e AJ Styles. Questo lo diciamo sempre, non è inutile ridire. Poi sul ring, sul ring. Nessuno dica il contrario. Sul ring. Ditemi, però, siete io per spunto. No, sul ring, ragazzuoli, assolutamente AJ Styles contro Daniel Bryan potrà dire davvero tanto. Davanti a quel pubblico arabo che sarei eccitatissimo di vedere una card del genere, secondo me. E 60 milioni. Però ci sta, secondo 60 me, milioni. Ci sta, secondo me, un 60-70 pure milioni di dollari. Milioni. Lasciando questo, ci sta, secondo me, questa cosa, come c'è stato anche il match dopo, dove AJ Styles è riuscito a battere Shelton Benjamin. Questo povero Shelton Benjamin che torna così a cavolo di cane. Ogni tanto vince contro AJ Styles, non poteva vincere. Però contro Daniel Bryan ottimo, ottimi match. E poi muore lì, cioè non c'ha storyline, niente tale. Però c'è da dire che contro Daniel Bryan aveva vinto settimana scorsa. Tanto che Daniel Bryan va via AJ, ora affronterai con lui che ha battuto Daniel Bryan. Poi però AJ Styles riesce ad asfaltare. Perché facevano battere AJ Styles da Sheldon Benjamin. No, è quel po'. Però sto voraccio Sheldon Benjamin continua a fare buonissime prestazioni. Ma non gli hanno niente. Cioè è quello che mandano quando non sanno che non jobber, però quello che ti fa buoni match, no. Ma effettivamente muore lì perché vince. Ed è un peccato, fammi dire, che comunque certo Benjamin potrebbe dire ho battuto Daniel Bryan è il nuovo number one contender, qualche cosa dovrebbe anche fare. Invece no, cioè nel senso, ok, a questa puntata ha affrontato AJ Styles il campione da Vinci, sì, ma non ha storyline, non ha niente, non ha niente, ma una del cavolo, può così, diventare niente. Un buon alleato di The Miz. Io non credo, penso che The Miz prima o poi si insinuerà, scusate, tra Daniel Bryan e AJ Styles a WrestleMania. Dici già triple threat a WrestleMania? Questo non lo so, è anche vero che la rivalità da Nakamura e AJ Styles è partita a Pasqua, a novembre praticamente. No, ma però io lo so dire un botto che a WrestleMania vedremo questi tre. Beh, saremo a vedere, dando un buonissimo spunto, vediamo un po' cosa dicono loro. E ora parliamo di, abbiamo detto che Charlotte e Becky ci andiamo in main event, quindi dobbiamo parlare del segmento di Eden English. Lasciami dire, poi ti lascio One Night in. Che poi questo One Night, come avevo detto settimana scorsa io, non era niente. Non è stato niente, purtroppo. E in English stupid, cioè in realtà poteva essere bella questa cosa, ma l'hanno bruciata. Uno, la scorsa settimana non reggeva il fatto di Lana che non diceva niente a Russo, diceva no, cioè, stai tranquillo. Uno, fossi lì, fosse la moglie per una cosa del genere, si preoccupava a spiegare a Russo, e invece non l'ha fatto. Oggi, questo Eden English che, cioè, stupidamente non taglia il video quando sai che non c'è niente, ma io l'avrei tagliato, avrei fatto qualcosina di più, non me la facevo rigirare la frittata così per fare una figura di merda. Lasciami anche dire che il piccolo sta sorridendo, anche perché scusatemi, la cara Lana sapeva che non era successo niente, quindi non potevi giocarci sopra perché c'era Lana. Cioè, tu stai parlando con Lana sa che non è successo niente, quindi poteva fare qualcosa. Poi fatto notare giustamente. Peccato. Hai fatto notare giustamente diverse falle, ma lasciami dire che a questo punto il picco del Sastrian è già arrivato. Ora prepariamoci ad andare verso il basso. Dubito che Eden English possa contrastare Rusev sul ring. Dubito davvero tanto. Abbiamo visto anche da come i pugni. Già, non mi ha fatto niente quei pugni. Io non so come Eden English possa pensare di impensierire Rusev all'interno del quadrato, a meno che non trovi un alleato a sorpresa. Vedremo Shelton Benjamin. It's a Shelton Day. Io la vedo molto brutta per me. Te lo dicevo già 2-3 settimane fa, pure adesso. Lo vedo in difficoltà anche io. Con The Miz? No, lo vedo in difficoltà. Niente, peccato. Io The Miz sarebbe una cosa simile a Damian Sandow. Già l'abbiamo visto. Sì, ma sapete già come la penso su Rusev, vedete in vicenda che poi ridico tutte le volte. Il picco è già passato. Il picco di Stasolene è già passato. Peccato, hanno perso tutto. Peccato. L'hanno gestita male. Ma tanto io avevo detto, Aiden, dopo Stasolene, se gli fai fare. Ma il titolo, cioè, a questo punto tienili. Cioè, tieni Rusev Day. Perché li splitti? Tieni Rusev Day. Abbiamo avuto anche un altro match, tralasciamoci questo alle spalle, abbiamo capito che Aiden non ha fatto chissà cosa con Lana, purtroppo volevo vedere qualcosa di spinto, invece niente. Ma poi potevano a questo punto giocarci ancora sopra, invece l'hanno troncata così, boh, vabbè. Sì, parliamo di questo
cavolo di Charlotte contro... No, c'è, no? Jeff, c'è Jeff Hardy contro Samoa Joe. Jeff Hardy e Samoa Joe, anche qua chi vinceva dei due sarebbe passato al turno successivo. Alla fine vince Jeff Hardy perché Samoa Joe ha la gamba che non va. Ricordiamo che tutto questo è un work vero e proprio, perché Samoa Joe esce distrutto dal match contro AJ Styles. Anche in questa puntata Samoa Joe, ma è una gioia, si trova contro un Jeff Hardy che invece è rinato dopo lei lascia il match contro Randy Orton. Samoa Joe, ma è una gioia. Joe qua diciamo che non perde completamente, nel senso è costretto ad arrendersi al suo infortunio. L'arbitro subito chiama la vittoria di Jeff Hardy per come possiamo, per come si dice, infortunio, se è rotto Joe per forfait, ecco, non mi usciva la parola, per forfait, perché Joe non può continuare a combattere nonostante lui ci provi più volte ad alzarsi e cercare di affrontare Charismatic Enigma. Ma alla fine basta quest'ultimo, e anche qui torniamo ai discorsi di prima. Jeff Hardy è una leggenda. Io penso che se si calcolano gli ultimi anni, Jeff Hardy è una leggenda. Poi può essere criticabile tutto quello che ha fatto fuori dalla WWE, per come è lui di persona, per tutta quella cosa delle droghe, non droghe, destra e sinistra. Però Jeff Hardy all'interno di quel quadrato, come dice lui nel promo, non ce ne stanno altri di Jeff Hardy. Non c'è nessuno, e a meno in WWE, che abbia preso i bump che ha preso lui. Ci hanno fatto vedere delle Swanton Bomb dalla cima di casa sua, dalla cima di casa di Matardi, dal tetto del vicino di casa mia. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, Jeff Hardy resterà sempre Jeff Hardy. Giustamente passa in questo torneo, non penso che lo vinca lui assolutamente, però perché abbiamo capito che lo vincerà, non lo voglio dire. E ora finalmente possiamo parlare di Becky Lynch contro Charlotte Flair. So che a te è piaciuto davvero tanto, tanta roba. Io ho speso davvero tante parole in questa storyline, e in questa puntata sta storyline si eleva ancora di più. È stato un bel match, buoni scambi, finito per count-out. Count-out tra l'altro da parte di Charlotte, ha fatto tutto lei un po'. Non ho capito, giusto, non ho capito soltanto perché Charlotte non ha voluto prendersi il titolo. Nel senso, al conto di 8, invece di ributtare Becky sul ring, cerca di lanciarla contro le balaustre. Alla fine però ci finisce lei contro i Bowser, che Becky si voleva, secondo me voleva proprio distruggerla per poi andare, e non c'è riuscita. Infatti poi frustrata sull'uscita di Becky Lynch vincente, insomma, l'ha sbattuta contro la come si chiama? Il pezzo del trono. Il trono, quello che succede nella luce. Spiaccicata, quello si è aperto, ha fatto rush, e si è fatta male. Si è fatta male, ma no, niente di che, ragazzi, si è fatta un taglio, era sangue. Un bel taglio sul polso. Però fa male, e ricordiamo che lei poi, ricordiamo? Cosa devo ricordare? La mix match? Sì, la mix match, nella stessa sera, infatti la mix match c'è stava il Pratatracco tutto aperto, voglio dire, non è stata la cosa più carina del mondo, però alla fine neanche si è fatta male, perché se no la sostituiva. Diciamo che in chiave storyline questo match, questo finale soprattutto, ha messo più pepe. Infatti è stata bravissima poi Paige ad annunciare il loro forse ultimo match Evolution, ma non so, no, sicurissimo. Non credo, e super annuncio di Paige ad Evolution sarà il primo in assoluto last woman standing nel mondo, cioè in WWE, cioè non c'è sta un match così, e finirà per double contact. No, tutte e due morte. No, la prima che dici che addirittura non si alzano. Quindi Becky mantiene il titolo. Beh, e così, andiamo avanti. No, nei pronostici, questo potremmo dire nei pronostici Evolution. Stiamo io un l'ho attimo già calmi. Detto, non si alzano. No. Però fatto sta che sta rivalità è stupenda, secondo me, gestita davvero molto bene. L'ho detto, in questa puntata hanno fatto qualcosa che ha elevato ancora di più la rivalità, che a sto ci punto... Ci sono state un po' di imprecisioni però nel match, pochine, sì. Ma ci sono state, ma non c'era proprio... Diciamo che anche l'exploder suplex di Becky che va a mancare la balaustra, ok... Sì, vabbè, ma poca roba, cioè, cavolate. Sì, io non mi ci attacco assolutamente, che ti ho detto, sta storyline, secondo me, negli ultimi mesi la più bella, forse la più bella del 2018. Ma notiamo come all'inizio del match viene presentato Charlotte, niente, fischi, ho sentito pure viene io. Annunciata Becky, super acclamata, non gli ha detto nessuno che è Becky la heel e Charlotte la face. Però non mi so spiegare perché nella mix match, nella mix match challenge, che lo stesso pubblico, Charlotte è stata stra-acclamata. No, ma perché Charlotte contro Becky? La gente vuole vedere Becky campionessa.
è come Braun Strowman contro Roman Reigns. E vuole, la gente vuole vedere Braun Strowman campione. È la stessa identica cosa. Non tutti, conoscendo anche i miei vabbè, ragazzi, però, insomma, però la sì. gente, il pubblico, la massa, sì, per sì, come sì. risponde alle puntate, a seconda di come incassi le coppie, ti tifa la gente. E mettere una Charlotte che comunque è tifatissima contro Bayley, la gente vuole vedere Bayley campione. Quindi chi ti tifa? Bayley. Secondo me. Ma è bellissimo anche come alla fine la cara Bayley fa tutto molto molto da heel, sempre incazzata, e però se prende i peggio, le peggio esultazioni. È bellissimo, e comunque funzionano, perché funzionano lo stesso. Ma funzionano non perché... è come Roman Reigns, che Roman Reigns non funziona proprio perché comunque la storyline è davvero anche sì, tanta, tanta ma roba, oltre il fatto Roman Reigns contro Braun Strowman non se va a vedere che ti fanno Braun Strowman, cioè è brutto, perché Roman Reigns ha un atteggiamento praticamente face. Sì, non si può vedere. Su questo ti correggo, però chiudiamo subito, che poi quando ci fu la rivalità Roman Reigns e Strowman tanti anni fa, 2 anni fa, scusa, quello che era, Roman Reigns cercò di uccidere Braun Strowman e non da face. Grazie, Braun Strowman te l'ha buttato nell'ambulanza e l'ha ricappottata. È quello che l'ambulanza gli ha schiacciato addosso, cioè con Strowman dentro, quindi è un discorso particolare, però non lo vabbè, facciamo. Ma lì, non lo facciamo in questo video, perché poi ci andiamo a parlare sì, di altre roba. Scusami, lì Braun Strowman lo stava massacrando da tanto. È un po' come Jeff Hardy che dai a pialle e poi si gira e sì, si fa qualcosa. Però stiamo diversi, parlando di due contesti anni diversi. Becky Lynch e Charlotte, ho detto rivalità degli ultimi mesi, per me dell'anno, sinceramente, fino ad ora forse la rivalità dell'anno. Detto questo, ragazzoli, la parola posta a voi. Fateci sapere se vi è piaciuto questo match, vi è piaciuto il finale di questo match, se vi è piaciuta tutta la puntata di... Se vi è piaciuto il sangue su Charlotte. Sul polso, era davvero tanto? Vabbè, oh, si è tagliata. Se vi è piaciuto in generale comunque Anzi, la puntata male, meno male, di SmackDown Live, detto questo, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi ai canali, qualora non abbia già fatto, da... Planet Queen, all the world. E da Miro è tutto. Tutto subito.